Inizia in salita il cammino della Polisportiva Nicosia nell'esordio del campionato di Serie D di calcio a 5 femminile. La squadra guidata da Salvatore Pentecoste è stata sconfitta per 5-7 dalle ragazze della Sciovagira. Parte con scioltezza la Gira e dopo un minuto segna con Provitina. Il Nicosia si è sempre imballato e la Gira ne approfitta per segnare ancora con Provitina al quarto minuto e con Bonpiedi un minuto dopo. Sul 3-0 il Nicosia non reagisce ed ancora la Gira va a segno con Provitina all'ottavo minuto e Bonpiedi al 14° minuto. Finalmente si sveglia anche il Nicosia che va a segno con Nantista al 18°. La Gira ristabilisce le distanze con Provitina al 21°. Il Nicosia si sveglia e dopo aver sbagliato un rigore con Nantista riesce a segnare con Masca Lizzeo al 23°, poi al 27° ed ancora al 28°. La Gira segna la sua settima ed ultima rete del match ancora con Provitina al 29°. Nel secondo tempo partita molto più equilibrata, al 21° segna Nantista, ma il Nicosia non riesce a recuperare ed in chiusura poco prima del fischio sbaglia un tiro da fermo con Masca Lizzeo. Partita persa dal Nicosia praticamente nel primo tempo con 15 minuti regalati alle avversarie che hanno saputo approfittare del blackout bianco-rosso ed hanno portato a casa i primi 3 punti della stagione. Nel prossimo turno la Polisportiva Nicosia affronterà fuori casa in un altro derby le Leonesse White di Leonforte.